Oggi convivere significa fondamentalmente riuscire a identificarsi con le ragioni dell'altro. Per il lavoro che faccio io mi sembra che una delle questioni riguardi il contrastare l'individualismo e oggi molto spesso nella mente dei genitori, ma di tutti noi, prevale l'identificazione col proprio figlio, col proprio bambino, col proprio adolescente, si fa fatica a identificarsi con le ragioni dell'altro e con le difficoltà. Questo secondo me c'entra con la convivenza. Se intendiamo convivenza sociale, la convivenza familiare è una cosa diversa, la famiglia oggi è affettiva, ha una sua etica affettiva, ma il difficile è riuscire a uscire dalla propria etica affettiva e riuscire a mischiarla con quella delle famiglie degli altri, le etiche affettive delle altre famiglie.